Pietracuta Giovane Cattolica rappresenta il big match per la promozione romagnola. Nutrita dalla rappresentanza dei tifosi cattolichini che ha visto coinvolti un gruppetto di 4-5 tifosi che voleva salire in tribuna portando con loro una bottiglia di vetro, ma trovando il vetro della pattuglia dei carabinieri. La decisione ha innervosito il gruppetto ed è volato qualche spintone, una situazione prontamente risolta dai carabinieri che hanno calmato i tifosi ed evitato che il nervosismo di essi potesse contagiare altre persone. La partita si è giocata regolarmente, senza alcun problema di ordine pubblico, con i tifosi giallorossi che hanno ripreso a cantare come da loro solito. Al Bindi è partita vera tra le capolisti, Pietracuta supera 3-0 il Giovane Cattolica, mostrando la propria superiorità dal punto di vista tattico e fisico. I rossoblù di Fregnani conquistano la quinta vittoria su 6 partite giocate in casa, unico pari con il Tropical Coriano. In avvio al secondo, palla in profondità per Pasolini che da posizione di filata calcia fuori. Piccolo scatto fotografico per Spadazzi, in uscita, l'esempio di come a 48 anni si possa ancora giocare e amare questo sport. Complimenti davvero, caro Marco. Il Pietracuta fa la partita, Fratti dalla destra si aggiusta il pallone, si accentra ma non inquadra la porta. Uguale esito dalla parte opposta quando gli ospiti da calcio piazzato spediscono la sfera sul fondo. Alla mezz'ora arriva il vantaggio dei padroni di casa, Sebastiani ruba palla in fase di non possesso e lancia Fratti. L'attaccante salta Andreani, evita il rientro dei difensori e piazza il pallone in rete di potenza. C'è tutto in questa azione, gruppo, forza, determinazione, sangue freddo, esultanza, gloria meritata. Il Pietracuta vuole il paradiso e lo fa con il suo bomber. Ma non ci potrebbe essere paradiso migliore quando al 40° arriva il raddoppio del rossoblù con Pavani che ribadisce in rete una prudenza del portiere Andreani sul tiro di Masini, palla che sbatte sulla traversa prima di gonfiare la rete. A questo punto le vertigini diventano naturali, vero Fregnani? Una grande vittoria, adesso solo in classifica, le vertigini come sono e domenica se va a bell'aria. Altri 3 punti. Le vertigini no, perché noi lo giochiamo con spensieratezza e anche perché, come ho detto ai ragazzi, siamo stati tante volte primi in prima categoria, dobbiamo essere bravi a essere primi anche qua. Poi, come non lo siamo stati in prima categoria, alla fine siamo arrivati secondi, vedremo come va a finire, però noi giochiamo domenica per domenica. Nella ripresa il Cattolica, che tanto giovane non lo è, prova a rientrare in partita con Brighi, ma Spadazzi c'è. Il Pietracuta invece trova i Tris che chiude definitivamente la contesa. Al 58° Sebastiani da sinistra serve l'inserimento vincente di Tani, cui tiro viene solo toccato dal portiere Andreani. 3-0 e fine dei giochi per una squadra cinica come non mai rispetto ad un avversario che si affida alla vena realizzativa di Pasolini. Anche se prima D'Elia ed infine lo stesso Pasolini cercano quantomeno un guizzo vincente senza trovare fortuna dalla loro parte. La scarsa precisione accompagna anche la conclusione dalla distanza di Raimondi. Sempre dalla distanza arriva un cross teso, ma 3 giocatori del Cattolica sotto misura non riescono a trovare la deviazione vincente. La sfortuna accompagna ancora i colori giallorossi. Dalla bandierina Spadazzi compie il miracolo sul colpo d'anca di Pasolini che sulla ribattuta spedisce il pallone sulla traversa. Non c'è trippa per Gatti, neppure quando una discesa di Casolla mette nelle condizioni i compagni di reparto di bucare la porta avversaria, ma il muro difensivo rossoblu, oggi maglia bianca, di concedere pasti non ne vuol sapere. Allora il nostro Baldisseri punzecchia così mister Mirko Giorgi. Pasolini davanti, forse troppo solo? Ma questa domanda me l'ha fatta anche la settimana scorsa. Io penso che per essere propositivi e per creare palle gol non conti avere 2, 3, 4, 5 attaccanti, conta muoversi, sbagliare poco a livello tecnico la giocata e sicuramente oggi non l'abbiamo messo in condizioni lui e sicuramente anche lui non ha fatto una partita diciamo che può fare perché lo conosco molto bene, però in definitiva abbiamo fatto male in fase offensiva, quindi non è che abbiamo lasciato solo Pasolini o che la difesa ha fatto male. Casolla a questo punto prende spunto dalle parole del mister, il suo assolo si conclude tra i guantoni di Spadazzi. Da un altro corner i saltatori cattolichini si ostacolano da soli, pomeriggio nero nerissimo anche per bomber Pasolini cui fendente termina a lato. Il nervosismo dei Cattolica si vede anche da questa fase di impostazione di gioco, palla persa contro il piede rossoblu con Andreani che mette in capo dove non arrivano i guantoni. Nel finale arriva l'espulsione di Celli, ingenua, evitabile, quando si vince 3-0, con i Cattolica che tenta l'ultima disperata conclusione senza fortuna. Per Pietracuta, festa grande, +2 sull'inseguitrice del Duca Ribelle e +3 sulla coppia Coriano-Cattolica.